Cioè, grazie a tutti per la parte numero 17 del Spike Summer Chronicles 2. La parte scorsa siamo stati obbligati praticamente a accettare una quest. Proprio subito così. All'inizio pensavo di voler di fare la quest a telecamere spente e poi riprendere il video. Perché non mi interessa neanche farla, quindi. Poi ho visto che è molto probabile che nella strada per fare la quest secondaria, cioè nella strada per andare avanti, passiamo anche per dover fare la quest secondaria. Ho detto, vabbè, già che ci passiamo, allora facciamolo anche. Lancio mi fa troppo ridere. Vedere il nemico che volteggia così. Questo è il mio altro Blade, che ha la cosa di ghiaccio. Non ancora impara bene il tempismo di Sword Attack. Effettivamente però non serve a molto al mio secondo Blade un'abilità che fiacca se non ho anche un'abilità. Se poi non posso switchare la pira per prendere e fare la vita che atterra, però. Ah, se possiamo evitarli, li evitiamo. Sono ciechi sti nemici qua. Messo. Vabbè. Sto autoscombatto. La Madonna, più nemici no, dovremmo poter aprire questa chiusa, spero. Ok. Perché io ero arrivato qui, ma dall'altra parte, sulla costa, a telecamere spente. E ho detto, ok, non si passa qui, si passa di qua. E poi lì ho deciso che voglio di far parte del video, perché tanto la strada è in comune. E io ho visto questo forziere sommerso. Ok. Porta della lentezza si chiama. Ok. Ok, qua ci serve da fare la deviazione, quindi ora noi facciamo la deviazione, che tanto è vicinissimo. Oh, qua vedo un rombo, quindi sarà Dororo. Ehi, Dororo, mica pappa di lucertola. Onestamente, non ha nemmeno buon sapore. Poi lascia Dororo andare. Va tutto bene? Arriviamo al momento giusto. Me? Forse voi venute per aiutare il povero piccolo Dororo? Per favore, voi risponde di sì. Sì? Me, grazie da profondo di cuore di Dororo. Adesso picchia forte i gna cattivoni. Ok, quindi facciamo il culo a questi che non ci devo volere molto. Sì, tira fuori l'arma. Ah, bello, iniziamo subito così, già atterrati. Perché loro non devono prima fiaccare per atterrare? Che fastidio. Ok, missione aggiornata, quindi ora per la missione dobbiamo parlare con Dororo. Prima raccogliamo i soldi. Voi salvato Dororo. Se voi non veniva, Dororo adesso è già diventato un disgustoso spezzatino igna. Penso di sguazzare in schifosa cucina fa venire un po' nausea a Dororo. Grazie per salvare Dororo da terribile destino. Non è nulla. 500 mangostani rossi. Oh, non deve lamentarsi, cosa importante è se vivi. Ancora vivo, può sempre cominciare a trovare nuova merce. Però in parte è colpa di Dororo. Sempre rischioso dare fiducia a mercenari novellini e sfortuna capita.
Comunque a volte difficoltà di vita e opportunità di crescita. E compito dei mercanti come d'oro dare mercenari emergenti possibilità di crescita. Sì. Banda di raggi forse diventa buona truppa di combattimento se d'oro fa fare più esperienza sul campo. Pon. E poi loro offre servizio d'oro a tariffa agevolata. Così tutti vince. Meme, Dororo predice il radioso futuro per affari. Bene, voi riportate Dororo da Raji? Dororo forse mica sopravvive se Inya picchia di nuovo. Gradirebbe essere scortato. Ok, dimmi che c'è un punto... C'è un... No, non c'è. Che palle. Ok. Eccomi di ritorno. Grazie Billy, mi fa piacere vedere il nostro piccolo amico tornare tutto intero. Allora il problema è risolto. Tutto grazie al duro lavoro... al tuo duro lavoro, Nia. È stata una bella lezione. Adesso siamo consapevoli di quanto margine di miglioramento abbiamo. È brutto ammetterlo, ma abbiamo davvero fatto il passo più lungo della gamba. Se ci facciamo battere per sé da una manciata di Ignea, ci metteremo una vita per diventare famosi in tutta l'Oraia. Comunque, un lato positivo c'è. Davvero? Dororo dice che investiamo molto sul nostro futuro. Faremo tutto possibile affinché spenda bene i suoi soldi. A proposito, vogliamo che prendiate questa. È la tariffa pagataci da Dororo per l'incarico. Beh, siete meritata. Grazie mille. Sì, grazie infinite. No, siamo noi quelli che devono ringraziare qui. Tutta questa faccenda ci ha insegnato quanta strada abbiamo ancora da fare. Dobbiamo diventare forti come voi. Ah, abbiamo finito una quest facoltativa. Va bene. Vabbè, dopo. C'era un punto di riferimento di vicino? Sì, porta della lentezza. Va bene, va bene. Qui possiamo riprendere il nostro lungo, lungo viaggio verso la prossima destinazione. Ok, siamo arrivati a quanto pare. Bella sta città. Capitale Fonsamima. Bella. Wow. Con gli occhi rossi. Ships before, back in Argentum. It's like the total opposite of how the Ardanians use them. There could be one reason. They're always at each other's throats. They've been like cats and dogs for a long time. Well, from where I stand, the Ardanians are worse. All their metal is just bad taste. It's easy to think that way, but you're not considering how the Titans themselves feel. Don't all those modifications hurt? When Titans live with humans, that's just the way it is. I used to have a hop on my back and a quill where the sun doesn't shine. I never complain, not even when Rex fired up a quill on my shoulders. Hey, he used to like that. Well, yes, I did like that. In fact, I miss it. If I did that now, we'd end up with Rose Titan. Ok. Esploriamo un po' in giro. Dopo la prossima cutscene chiudo la parte, quindi probabilmente altri 30-35 minuti conoscendo come vanno le mie video di Xenoblade. Porta di Fonsamima. Dai. Vediamo cosa succede in questo pesello. Stanno anche qui reclutano Doctor.
The government tries to ration out what little resources they have. No. In practice, it's just first come, first served. Okay, that's the last one for today. Ah, proprio così. Come on. I'm a soldier. Been busting my gut for this country. That should be going to me. Not the likes of you. Huh? Don't look at me like that. Respect your elders, you snot-nosed brat. Are you okay? What do you think you're doing? She's just a child. What? Huh? Huh? Who the hell are you? Rex, this isn't our business. Leave it. Being an adult isn't just about barking orders. Sometimes you need to help someone weaker. Ah, proprio così, direttamente. Portare rischi direttamente. Sì, amico, sei 2 contro 6, contro 7, contro 8, cioè. Ma che di più? Ah, proprio questo si chiama Doctor Violento, tra l'altro. Ok. Catania. Okay. Ok, adesso posso fare. Dove mettergli un orb elementare, non una sfera elementare. E ora posso fare il c'è un'attacca, esatto. E questo dovrebbe distruggere l'orb. Esatto. Ok, è la prima volta che riesco a proseguire una combo da quando ho Van Damme nel team. Però lui non ha nessun blade pronto, quindi. Continua a rimbalzare, però. Ok, battuto. Ogni volta che ho battuto contro il Ducto continua a rimbalzare, a un certo punto continua sempre a rimbalzargli contro. Ma tutti nel mondo conoscono l'Aegis? Tutti nel mondo di Xenoblade Chronicles 2? You'll be bringing others before long. The rumors about Pyra must have traveled pretty far. Infatti. Even grunts like him have heard him. Sorry. I guess I should have used the cloak. But who spread rumors? From what I hear, it's some fancy pants knop on merchant. Quello all'inizio del gioco, quello ci ha dato l'incarico. Excuse me, Mr. Van Damme.
non mi ricordo mai come si chiama. Iona. Morto. Quando chi non ha la testa perché è morto. Not too good then. Who's this? Huh? Oh, this is Iona. That old friend of mine takes care of her. Hi Iona. Great to meet you. Come on. Let's beat it before those soldiers show up. Okay. Ok, teniamo qui quindi la parte numero 17 del display di Xenoblade Chronicles 2. Se vi è piaciuto, cliccate il pulsante sotto. Io sono, ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.